nata questa passione? Ah, diciamo un po' sia curiosità, passione per il make-up, anche per la creazione degli accessori e anche voglia di interpretazione in generale. Originale come cosa. Sono felice che anche in Calabria ci siano questo tipo di manifestazioni. So. Passione fumetto, ma anche cartoon su cosplay, telefilm, manga. Il Lamezia Comics & Co. ha spento quest'anno 11 candeline e continua a conquistare un pubblico vasto ed eterogeneo. Il tutto nonostante gli anni trascorsi non siano stati facili, tra la perenne mancanza di alcun tipo di contributo pubblico e i cambi di location dettati dalle nuove norme e dalla gestione commissariale, che hanno portato la fiera a spostarsi dal piano centro di Lamezia al parcheggio del centro commerciale a Due Mari. È andata molto bene, l'affluenza come ogni anno è stata tanta, ancora non voglio dire numeri, questa nuova situazione ha funzionato e quindi è andata benissimo. Concerti, incontri con gli illustratori, gadget, area games, combattimenti, ma anche professionisti dell'illustrazione pronti a raccontarsi. Una volta era considerato una passione per bambini o ragazzini, adesso invece sta prendendo piede e sta avendo molta più rilevanza, secondo me, anche perché molti più autori stanno uscendo allo scoperto. E c'è anche chi ha creato un fumetto su miti e leggende calabresi, conquistando in breve tempo il pubblico. Nemesis è un fumetto autoprodotto, 100% calabrese, è ambientato in Calabria, in un paesino in provincia di Cosenza, San Fili, conosciuto nell'Hinterland per essere il paese delle magare. Tiziana Bagnato per la CNews 24.